limone, cavaliere, come al solito. Chi è? Non l'ho mai vista, deve essere una ragazza di campagna. Voi le belle ragazze non le conoscete mai. Vedrete voscenza quando ci sarà la fiera, vi saprò servire io. Niente, è il nero. Volevate sapere dove abita? Ah, sì, il notaio Caramandola. Vi ci porto io, devo andare lì. Venite, sono il massaro del notaio. Su. Siamo quasi arrivati. Zucchero mio, è qui. Tu? Qui. Ma avevano detto che era un palazzo. Dietro c'è il palazzo del notaio. Dietro? Sì, Zucchero mio. Perché ti chiamate Zucchero? Avanti. Hai voglia di gridare? Tanto qui siamo soli. Sono magro, ma gli uomini si misurano a peso. Domanda a tutti chi è Giuseppe il Pizzolato, che anche il nero lo rispetta. Eccolo qua, il nero. Quindi sono io mai. Non l'inganno te la sei portata, eh? Una povera ragazza di campagna. Dove devi andare? Dal notaio Caramandola. Vieni con me, ti ci porto io. Io quando l'ho visto salire, che sembrava un angelo, volevo andare a chiamare il maresciallo. Maresciallo? In questo paese non c'è che il nero a raddrizzare le gambe storte. Poi di piano. Carmelo. Che voglia fare dal signor notaio? Vado a servizio. Il signor notaio abita qui. E perché vai a servizio? Mio padre è morto. Lavorava nelle miniere di Favara. Nella disgrazia che ci fu 2 mesi fa. Ma allora è Ferdinando Cocchiara. Povero uomo. Ho fatto la mostra del sorcio. Io l'avevo sempre raccomandato di stare attento a quella maledetta galleria. Lui no, si era incaponito. E un giorno che mi trovavo in città, la terra fece pancia e addio compare. D'altronde, tutto è pericoloso nella miniera. Se uno sta a badare al pericolo è meglio andare a fare l'avvocato, no? Che bravo uomo. È inutile, siamo d'un'altra pasta noi minatori. Questi qui invece, per quanto vedano il sole tutto il giorno, hanno il cuore nero come lo sputo della seppia. Ecco, vedi, questa qui è la casa del notaio.
Dicono che è una famiglia per bene. E che la zia è un po' pazza. Ma tu solo non puoi restare. Io lavoro lontano, ma mi basta allungare una gamba e sono qua. Tieni questo fiore. Mettilo sui capelli, vedrai che ti starà bene. Aspetta che ti do il mio indirizzo. Hai il dente, da capo. Me lo faccio strappare questa volta. La testa ti devi far strappare, che ce l'hai dura come una pietra. Ti piace il gelato? E butta taglia allora. Mi sentivo la lingua come un pezzo di sughero con questo caldo. Ma guardatelo, signori miei, quello scimunito. Non ho ancora imparato a mangiare, va a fare il continentale col tovagliolo sulle ginocchia. Ecco, così. Presto, vai ad aprire. Chi è? È questa la casa del notaio Caramandola? Sì. Ma voi chi siete? La nuova serva. La padrona non c'è. La nuova serva? Ah, bene. La nuova serva, venite, venite. Venite, venite. Venite. È la nuova serva. Domenico, chi è? È la nuova serva. E tu rimettiti la salvietta. Sai cucinare? Se me lo insegnate, sì. Io te lo insegno, ma tu devi imparare presto. Sai lavare i pavimenti? Sì. Si dice voscenza, sì. I vetri delle finestre devono essere lavati ogni giorno qui. Non siamo sporchi come i nostri vicini di casa, che non hanno bisogno delle tende per non farsi vedere. Devi sapere che noi come sindaco abbiamo l'acqua in casa. Guai però se alla sera tu dimentichi di chiudere bene il rubinetto. Si vuota il serbatoio e poi dalla camera dove dormo io si sente l'acqua correre. Naturalmente dovrai anche lavare. Lo sento, sì. Ma quello gli verrà pagato a parte. No, è compreso nei salari, tu sta zitto. Ricordati poi che qui non si esce neanche la domenica. Oh, no, no. Cosa no? Non voglio uscire. Tanto meglio. Io stringevo l'abitino della Madonna. È arrivato lui. Alto. Con due occhi. E ha detto solamente, levati. Lo so, 100 volte me l'avete raccontato. Beh, vi lascio la scala per pulire i vetri e vado a chiudere il portone. Negli occhi, io non so più che cosa faccio. Non lo so, non lo so! Dio! Oh, perché non mi posso dare questi pugni? Perché? Signorina mia. Signorina mia, mi dici, eh? Adesso mi dici, signorina mia.
Che idiota, quanto è stupido! Ma tu muoviti e non fallo aspettare. È un pane perso, ma questo soltanto io glielo posso dire. Per te e il tuo padrone. Carmelina? Avanti. Carmela. Carmela, sai leggere? Lo sento, sì. Ah, non dirmi lo scende. Dimmi sì. Allora senti, sali sulla scala e prendimi la pratica allo forte. Lo forte. Sai veramente leggere? È bravo. Non l'avrei mai creduto. Ora mi dici che sai anche scrivere? Ah, brava. Mi rallegro. Ma allora una che sa leggere e scrivere e che ha questo viso bello, perché deve fare la serva, eh? Aspetta, Carmela. Tanto la zia sta facendo colazione. E quando mangia, quella non sente nessuno. Stammi bene a sentire. Io devo andare a Caltanissetta. L'avrò uno studio più grande di questo, uno studio magnifico. Io voglio andarmene via da qui, con la zia, non vado d'accordo, è matta quella. Io voglio andarmene, ma non si. Solo non si sta bene neanche in paradiso. Se tu volessi potresti diventare una signorina, una vera signorina, con dei bei vestiti, con del denaro, con la libertà. Quella zia non è eterna. Una volta o l'altra. Certo che la morte io non l'auguro a nessuno. Ma quando lei non ci sarà più, allora sì che sarà bello spendere, scialare insieme. Lei. Ci sposeremo voi. Mm? Cosa ne dici? Ti piace? Per me. Vieni qui, apri questa bocca e rispondimi. Vuoi? Ci sposeremo, vuoi? Dimmi. Ci sposeremo, eh? No. Ma è inutile, in questa casa non si può parlare. È una casa di pazzi questa. Senti, stasera vado da te, eh? Ti lascio la porta aperta. Vedrai che ti convincerò. Vuoi? Sì? Sì? Per me! Senti, lascia la porta aperta. La porta aperta, eh? Domenico, finiscila! Con quella maledetta pipa. Mi già si soffoca. Mi volete vedere morta, lo so. Ci leggo bene in quella testa, io. Mi volete mettere sottoterra, tu e quell'altra gatta morta. Per poi scialare senza di me e ridere magari sulla mia tomba. Ma se aspettate l'eredità, pazzi! Io lascerò tutta la chiesa. E ora, finché io sono qua, si mangia. E poi, quando mi avrete messo sottoterra, allora sì che cominceranno gli sbarigli. Del diavolo. Ma non hai proprio niente da fare tu tutta la sera? Sempre a ciondolare su quella maledetta sedia, che non si può nemmeno leggere i giornali di Santa Pace. Ma che fai qui con le donne? E vai nel tuo studio, lavora, lavora.
lascialo stare quel cristiano, zia, che ha lavorato tutto il giorno. E so io che vuol dire. Ah, tu lo sai! Certo, perché tu lavori come lui! Bene, lavorate tutti e due! E qui in casa mia avvocati difensori non ne voglio! Hai capito, marmotta, non ne voglio! Io sono come il muro basso, che ognuno ci si appoggia perché non sa far valere le mie ragioni. Ma quello che fanno a me lo fanno a Gesù Cristo che sta in croce. Mio Dio, sono quasi le 10. Carmela! 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 Perché fa questa bastarda? Va a vedere quello che fa Carmela. Carmela! Carmela, è un'ora che suonano alla porta, alza i piedi. A quest'ora? A quest'ora, sì, Dio mio, spicciati! Chi potrebbe essere? Salute, Carmelina. Mi riconosci? Voi? Ma per carità, voi non dovete star qui. Perché siete venuti a cercarmi fin qui? La padrona? La padrona? Adesso ci sono io. E tu non hai da temere niente, né dalla padrona né da nessuno. So perché non ti trattano bene. Non sei contenta? Allora ho avuto una buona ispirazione a venirti a vedere. Perché se non ti trovi bene... No, no. Sto bene. E poi non dovrai stare tutta la vita a muffire in questa casa di signori. E quando ti sposerai... ti farà un bellissimo regalo, uno scialle, vedrai. Di, simpatia, ce l'hai il fidanzato? A me lo puoi raccontare? No. Oh, possibile, non me la conti giusta, Carmelina. Proprio no. Ebbene, simpatia, con questa faccia, con questi occhi, lo troverai presto. Un fiore rosso sui tuoi capelli non ci sta male. Carmelina! La padrona, vi prego, non fatemi trovare qui. Perché non vuoi che faccia conoscenza con la tua padrona? Che male c'è? Anche in casa non me ne porti gli uomini. Ma no, eccellenza, cercate di capire. Ci sono uomini e uomini. Qui non c'è niente di male. Carmelina, io la proteggo. Suo padre lavorava con me. L'ho visto morire, povero Cristo, che l'avevano tirato da una montagna di terra. Beh, lasciamo andare. Volevo dire alla signora che non deve farci il sangue acido. Che fra noi due non c'è niente di male. Siamo come fratelli. E che fratelli e fratelli? Qui in casa mia uomini non ce ne vengono. Mi sono spiegata? Sì, comando io. Soltanto io comando. Avete capito? Mi pare di aver parlato chiaro, eh? Va bene, eccellenza. Ma in una casa di un uomo si ha sempre bisogno, no? Veramente c'è quello lì. Ma mi sembra 3 ore e 3 quarti. Siete voi, signor notaio? Ah, caro signor notaio, dove eravate quando laggiù cantavano quella serenata? Non mi andava genio né le parole né la musica. Gliel'ho detto chiaro e tondo. Qui ci abitano delle ragazze e non si canta come davanti alle case col catenaccio sulle persiane. Venivano per una certa donna che abita qui vicino, ma d'ora in poi, donna non donna, sgarbo non sgarbo, toh, parola mia, sapranno le canzoni che devono cantare. Eh? Ah, non mi ringraziate? Non importa. Tu senti, se hai bisogno di me fammelo sapere, cambio a Zolfara, vado ai Tre Santi.
Arrivederci, Carmelina, tornerò presto. Para, vigliacco! Ora ti viene il coraggio, dopo che hai lasciato insultare due povere donne. Oh, già, tu non hai sangue nelle vene. Ti faresti mettere il piede sulla faccia anche da un bambino. L'avrete in casa come non avere nessuno. Mattia l'ha fatto per non compromettere. E tu levati dai piedi, marmotta! Carmelina, ah, poi sono io, Carmela. Carmela! 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 Il rubinetto! Te l'ho detto tante volte di chiuderlo bene prima di andare a dormire. Lo sai bene che il rumore di quella goccia mi perfora la testa. E tu che fai ancora alzata a quest'ora? Credi che voglio consumare la candela per farti leggere i giornali per la notte? Poi hai letto presto. Ma questo non è un giornale, questa è una causa urgente che io devo studiare. Io la studierai domani mattina. Che vuoi capirci tu la notte? Se non capisci nemmeno di giorno. Vai a letto, presto. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Gina. Ecco il giornale. Bene il caldo, eh? Ma tu come fai che ti mantieni sempre così bella e fresca come una rosa, Dio ti benedica? Bella. Ma per te ci vorrebbe altra roba. Ci vorrebbe un colore rosso, giallo, verde, che mette allegria. Una seta più pesante e non questa straccetta. All'età tua ne avevo di roba io. Ma non ti capisco. Una bella ragazza come te fare la seta. Ti tratteranno bene, non dico di no, ma lavorare tutto il santo giorno, rovinarsi le mani. La giovinezza passa presto, e come passa presto.
Sei giovane e bella che tutti ti guardano, tutti ti vogliono. E una bella mattina ti trovi vecchia e brutta, che davanti allo specchio dici, io sono questa. Se non si ha un po' di prudenza da giovane, quando si è vecchi poi si rimpiange il tempo perduto, ma è troppo tardi e si muore in miseria. Sempre così finisci. Ecco, bevi questo tamarindo. E se vieni un momentino sopra da me, ti farò vedere una meraviglia. Grazie. Quella dà dei punti anche al diavolo. La barista? Lasciala fare a lei. E a buon naso. Le mani sa dove metterle. Ti piace? Buono. Dite un cremolato, cavaliere. Troppo gentile, Ciccio, troppo gentile. È veramente bevuto adesso, ma non si rifiuta una squisitezza, grazie. Mi fate un onore, cavaliere. E poi sono curioso di vedere come va a finire. Cameriere, un cremolato. Una meraviglia, una vera meraviglia. Non vorrei far tardi. Un momento, non scappa il fuoco. Ma la padrona grida sempre. Povera stupida. Se avessi io quel tesoro di faccia, vorrei proprio sentire gli strilli di una padrona. Guarda qui, eh? Che ne dici? Questi vestiti dovresti portare tu. Se non li portano le belle ragazze come te, chi vuoi che li porti questi vestiti? Io non me li posso mettere di certo. Non ti pare? Guarda. Te lo vuoi provare, tesoro? Vedrai come ti sta bene. Un amore. Provalo un momentino. Sempre questi vestiti dovresti portare tu. È bello. Ma costerà chissà quanti soldi. Si sa. Ma io, se lo vuoi, te lo regalo. Lo vuoi? Me lo regalate. Grazie, siete molto buone. Ma non è roba per me questa. Con tutti questi pizzi e questi nastri sarebbe un vestito rovinato in cucina. Non vorrai restare in cucina tutta la vita. Provatelo. No, grazie. Devo andare via. Senti, bambina, il tuo padrone, il notaio, non ti ha fatto ancora nulla di male. Di male? Un giorno o l'altro cercherà di farti del male. E allora ricordati della tua amica, di quella del caffè, e vieni qui. Perché deve farmi del male? Gli uomini sono così. Ricordati della tua amica, di Concetta, quella che ti ha regalato. Ecco, scegli un regalo. Vuoi questa? Grazie, grazie. E di Siracusa? Oppure quest'anellino saraceno? O questa spilletta? O questi orecchini? No, no, scusatemi. Lasciatemi andare, grazie. Ma devo andare via. Ma questo, questo fa per te. Ricordati se ti faranno del male, fuggi dalla tua amica, da Concetta. Salvatore! Salute, simpatia! Come va? Beh, gli è passata la paura alla padrona. Che forse ti ha strillato. Un po'. Ma levatevi dalla testa quella lì che fra noi due ci sia. Eh? Pensano sempre al male queste bigotte. Però in fondo non deve essere cattiva, eh? Mi accompagna alla fontana. Sai, sono venuto a fare un po' di spesa. Laggiù dalle mie parti non si trova niente. Fiscia! Fiscia! Oh, scommetto che quello lì non l'hai più visto. Però ha avuto una bella paura, Euro. Adesso tutti ti rispetteranno perché sanno che sei la mia simpatia. E col nero della zolfara non si scherza. Tu sei delle miniere, lo sai.
che uno zolfataro che si rispetta ha ganza e simpatia. E quando uno zolfataro protegge qualcuno, può stare sicuri. È vero? Siete stato molto buono. Se non ce l'avate voi. Ah. Ma adesso scappo, altrimenti la padrona te la sente. Sì, ma io ti vengo a trovare al ritorno. No, 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 non a casa. Qui, in paese. Addio. No, Carmela. Così non si può andare avanti. La pasta scotta, la rosta attaccata, l'insalata scondita, la frutta acerba. Io non so dove è la testa, tu. Oh, sembri un pesce pigliato dalla bomba. Ma che serve sgolarsi con te? E cerco una buona volta di stare attenta a quello che fai. La cenere del fornello non si butta. Che serve a lavare i piatti. Le scorze delle frutta non si buttano perché si danno alle galline. La casporca non si butta perché serve a lavare i pavimenti. Nulla si butta. E chiudi bene il rubinetto quando hai finito di lavare. Scusatemi, stasera mi sento un po' stanco. Me ne vado a dormire. Ma di che cosa sei stanco? Di bighellonare tutto il giorno? Vai, vai a dormire. Così non consumi le scarpe. Buonanotte. Beh, andiamo a letto tutti, che è tardi. Lasciatemi. Lascia la porta aperta stanotte, ti devo parlare. Sono io, Carmelina. Non ti voglio far del male. Te l'avevo detto che sarei venuto qui. Per il tuo bene, no? Siediti. Siediti. Di cosa hai paura? Di Agata? Perché? Ti tocca male? No. E poi alla padrona? Ma se io apro uno studio in città. Tu vieni? Porti sempre. Si è fatta male? Mi sono graffiata.
No, lasciatemi per carità, signor padrone. Queste sigarette non sono più quelle di una volta. Provate questo. Sta venendo fuori. Beh, avete visto Salvatore? No. La miniera non c'è. Ma voi da quanto tempo è che non lo vedete? Ma quello lì sta talvolta dei mesi senza che lo si veda. Quello è... L'ho visto giorni fa in campagna. Dice che andava a lavorare alle tre fonti. O quello al ballo di San Vito ad Orso. Fermo più di un mese in un posto non ci sa stare. Ma voi siete stanca? Riposate un momentino, venite un po'. No, grazie. Guardate che bestia! C'ha ancora i dentini? I dentini? 4 anni tiene! Quattro anni, voi non me la contate? 4 anni? Ma che può fare, davvero?
Il caldo fa perdere la ragione anche alle bestie. E siamo qui per trattare affari. Troppo sangue alla testa e... Oh, che ne dite? Ve la faccio dare una passata se dobbiamo andare là. Come volete, eh? Ma ricordate che dobbiamo mettere a posto quella cosa, eh? Ah, per me quella cosa è già a posto. Voi la finestra sugli orto non la potete aprire. Ma perché vogliamo guastarci la bella amicizia? Non ci posso rinunziare, compare, ad aprire quella finestra. Mia madre prima di morire non mi consigliò altro. Aprila la finestra in quel muro. E guardava il muro che pareva ne dovesse tornare di lì. E mio padre diceva sempre, la finestra sull'orto non hanno diritto di aprirla. Ah, così diceva il suo padre. Tu, e diciamo. Allora sentiremo il notaio. Sentiremo. Io. Dunque, lo volete o non lo volete? Sentite, 10 lire più o meno, ma se non lo vendete oggi, 1 milione come me non lo trovate più che li compri quella bestia che non vale un sigaro. Daglielo che questa sera non ce la fa la spesa. Vai via, ti metti un calcio, ma di quelli buoni proprio, sa? Quanto c'è per la barba? Sto impazzendo, barbe dell'anno passato, guardate. E questo che cos'è? Forse è un po' di sangue, sapete, nella fretta... Sapete che mi dico, la barba aveva levato un'altra volta. Andiamo a rinfrescarci la tingola, eh? E si è fermato l'orologio. Vorrei sapere che ora è. Ah, scusate, che ora sono? Ma non vedete che sono con donne? Datemela queste altre aniche. È un'ora che aspetto. La granita di limone! La granita di mamma! Chi è che vuole limone? Voi, ecco servito. Voi acqua e anice. Bisogna aspettare un momento. Un altro po' d'acqua, per favore. Ma voi avete già bevuto. Questo non è per me, però. Ma questo è per lui. Ma qui devono bere le bestie o i cristiani? 2 bicchieri d'acqua e anice e abbondiamo con lo spruzzo. Andiamo a trovare la smilza al piano di sotto. Il Mangianate si dà ancora lascia passare. Mangianate! Eccoli, la mangiamo. Pazienza, pazienza. Quello lì ci sta sgonfiando la ravanella, mi pare. Andiamo. Un momento, non si può salire. Non mi fate uno scandalo, signori miei. Non è ora. Ehi, tu, fermi quello là. Concetta? Un momento, non fare salire nessuno. Chiamo io. Non è tempo. E che stiamo, alla stagione con l'orario? Fatemi servire che c'è folla. Un poco di pazienza, santo diavolo. Ma che tiene questo di sopra? Potremmo salire anche noi a dare un'occhiata a questa rarità. Carmela, ti sei addormentata un'altra volta? E che fai? Su, Carmela, svegliati, è tardi. Alzati, cuore mio, ti ho stirata la veste nuova. E che sei imbambolata? Vestiti, non ti addormentare sulle pieghe. In tutti i paesi e a tutti i popoli, dico a tutti i popoli di Francia, Proci della Spagna, fino agli 88, 89 e 90. Come on.
E aprila questa valigia, di chi è poi? No, non l'ho portata per voi. E che c'è il tesoro di Sant'Agata? No, per carità, che ci rovina. E apri allora. Sì, l'apro, l'apro. Ma voi non dovete toccare nulla. Così. Oh! E poi dentro che c'è? Ma avete detto che non lo toccate. Buona, buona, che non te lo mangio. Ma si può sapere a che serve questo coso? Questo parla. Parla. E che c'è, un pappagallo? E anche canta, ma questo ve lo faccio sentire dopo. La dovete scusare, non ho ancora finito di vestirsi, ma non tarderà a venire. E voi chi siete? Qui gente sconosciuta non ne diceva. E io non vi conosco, né voi né il vostro amico. Tu perché l'hai fatti salire? Sono ragazzi che conoscono l'educazione. Siamo zolfatari di Crepalunga e nessuno ci ha mai chiuso la porta in faccia. Se volete rimanere soli, non dovete farvi soggezioni. Dirò a mio marito di mandarvi via. Qualcuno vuole uscire con i piedi in avanti? E rompersi le corna per le scale? Se non è che è questo, fatevi avanti, siamo pronti. Voi dico, non cominciamo con le provocazioni. Lavorate a Crepalunga? Sì. Dal barone Gerlonni. Siamo diventati amici dal tempo in cui lui aveva per amante quella canzone artistica. E le donne gli succhiano il sangue a quello lì. Sì, non potresti farlo cantare ora? No. Faglielo sentire come parla. E calca! Volete sentirlo? Capirete un poco che è qui, è un po' vergognosa. Bisogna saperla prendere. Sentite a me. Uno di voi dice che vuol parlarle in confidenza. Le avrei portato questa collana. Datemela voi stessa. L'ho comperata per voi, corallo di Siracusa. Posso avere l'onore? Tante grazie per il complimento. E fallo cantare. Per quella ragazza non ci vogliono canzonette. Collane ci vogliono. Dite a me. Perché, mi dispiace? Se avete comandi, sempre a vostra disposizione. Non volevo prendervi. Prendete fuoco come lo zolfo voi delle miniere. Prego, signori miei, non va calorate. Vedete questa bella collana di Siracusa. L'amico ti vuol dire una parola in confidenza. Confidenza e con buona grazia. Vai un momentino di là con lui. Salute! Salute a chi sei debiti! Beh, avete perduto la parola. Ma tu che fai? Allora, posso sapere perché sei qui? Sono aspettata dalla casa del notaio. Ma tu lo sai che cos'è qui? Sì, no. È stata lei che sono sicuro che t'ha ingannata. Conosciamo il tipo. Ma costui la fa da padrona. Voi non conoscete il vostro mestiere. Fate venire qui il ganzo della ragazza. Qui c'è qualcuno che si è annoiato di campare. Venite via. Andiamo. Ma per carità, eccellenza, non mi fate questo sgarbo. No, non è aria, buona donna. Noi abbiamo famiglia. Il lumacone, che aspetti a cacciar via quel cencioso zolfataro? Qui c'è gente di riguardo e lui lascia salire i prepotenti senza dire una parola. E pensa a sentire la musica. Fuori, fuori di qui. Maledetti. È passato il poluncolo, eh? Tutto il veleno che aveva in corpo le usciva dalla faccia. Ma sempre uguale siete. Carogna, eh? Hai mangiato il naso a tua moglie come un pezzo di pane. Forse sarebbe contenta quella poveretta che ha anche il tuo naso adesso, eh? Andiamo, simpatia. Lei non può uscire. Se può servire. Grazie. Ah, non può uscire. No. E io vi dico che se vuole uscire voi le farete una bella riverenza. Noi ci rivedremo a quattro. Quando volete. Baciamo le mani, andiamo, simpatia. Thank you.
Carmelina, no, non piangere. Lo sai che se prima sembravi un angelo, adesso sembri Santa Lucia. Sì, quella che sta dipinta sulla porta della zolfara. Brava, così va bene. Adesso mi racconterai tutto, eh. Avrai avuto una buona ragione se sei scappata dalla casa del notaio. Lascia fare, accomoderemo ogni cosa. Ce l'ho ancora, sai, la medicina che sana ogni malanno. Una cosa da nulla. Al padrone piacciono i limoni. E così al loco come sempre, sbucciandone uno, si è ferito col coltello. La conosciamo bene questa storia. Un bicchiere di più, questo non lo nego. È un bicchiere, che volete, col caldo che fa. Guardate quello che dite. Chi era presente? Nessuno. Era ancora presto. E poi capirete, la ragazza ha voluto andare a godersi la fiera. Ah, la ragazza se n'è andata. E quando torna? E chi lo sa? Dopo tutte le spese che mi ha fatto fare, quell'ingrata. Come una figlia, signor maresciallo, come una figlia poteva restare qua. Bisogna ritrovare la ragazza. E se non avete detto la verità? Ma che interesse avremo, signor maresciallo? Voi ci conoscete. Ragazzate, non facciamo ridere il paese. Staremo a vedere. C'è un precedente. Abbiate pazienza, si può vedere. Bravo, signoria, certo non manca la scienza. Ma dico io, è una questione tanto chiara. Non possono aprire una finestra sull'orto mio. Che razza di gente mi porta in casa? Se non mi sbaglio, c'è un precedente. Razza di serpi! La giurisprudenza, modestia a parte, ce l'ho tutta qui. 1898, se non sbaglio, 1899. Causa Iannelli contro Iannelli. Il barone, voi lo conoscete. Ora però vi cerco l'incartamento. Se la piglia con la fiera ora. Anche la fiera, io non ne posso più. Che c'è? Tua zia c'è. Tua zia che non vuol sentire le bestie. Grida come una gallina spennata che vuole venire qui, in questa stanza. Dice che è la più quieta e non si sentono i rumori della strada. Signori, mi scusate, ma mia zia è nervosa e non posso accordarvi più udienza. Ma scusate, ma anche se... No, vi prego, non insistete, è inutile. Domani a mente fresca ritorneremo sull'argomento. Briganti! No, vi prego, andate a faticare. Sì. Veramente, come volete, signor notaro, a domani, Buonasera, scusa. Quella ci farà morire tutte e due e lascerà tutto alla chiesa. Ma sì, ma che ne lasci anche al diavolo quei maledetti soldi, purché io non la senta più. Tu eccola. Ma che gente mi portate in casa? Chi mi portate nella mia casa? Dei briganti perché mi scannino? E dopo sono morta di polmonite, no? Io vi maledico tutti e due. Non sono ancora morta e vi maledico. San Michele Arcangelo, nella sua magnanimità, vi ammazzi tutti e due. Non vi compromettete, non vale la pena di sporcarsi le mani con certa gente. Io camperò ancora un bel pezzo! Vigliacco! Tu sei in corrispondenza col demonio! All'inferno brucerai nella pece! E chi c'è ancora di là? Altra gente? E chi vi portate ancora in casa? Scusate, eccellenza. Ah, siete ancora voi qui? Sempre presente come il diavolo nelle litanie voi. Abbiate un po' di pazienza, eccellenza. Lasciatemi spiegare le cose. Ma almeno chi siete? Chi sono? Nome e cognome. E lasciamoli alla questura, sono un uomo. Uomo, non basta? La generalità di Filippo fu Michele, nato a... E che conclude? Particolarità? Ricercato per ferimento. Ecco, adesso Vostra Eccellenza penserà che io sono un avanzo di galera. Un avanzo di galera? Fuori! Fuori di casa mia! Un momento, lasciatemi parlare. Scusate, Eccellenza. Il bue per le corna e l'uomo per la parola. Se no, Vostra Eccellenza è simile agli altri, per esempio, a vostro nipote, persona per bene. Io invece credevo che Vostra Eccellenza fosse diversa dagli altri. Sì! Io sono diversa dagli altri. E allora non dovete giudicare come gli altri e dovete essere d'accordo con me. Eccellenza, la vera canaglia è quella che si chiama galantuomo. Sì. Vera canaglia è quella che si chiama galantuomo. Ah, così va bene. Vieni qua, simpatia. Vieni. Fatti vedere. Ah, la riconosce. Guarda un po', la riconosce.
Ecco, eccellenza, non è un'estranea. È stata qui a servizio tempo addietro. Ma una sera... Per infamia! Tesoro, cosa ti dice? Ma zia, credere al primo venuto più che al sangue nostro. In casa mia! Sporco, infame! Non so niente, zia, ve lo giuro. Io non so niente. Silenzio! Spiegati, Carmelino. Il signor notaio... C'è poco da spiegare. Il signor notaio è responsabile, deve riparare. È sua la colpa se ho trovato Carmelina dove l'ho trovata. Vedete, eccellenza, è il primo colpo di piccone, quello che fa cadere la galleria della Zolfara. Sì. È giusto. Parole sante. Ora lo sapete tutti. Io e questo serpente. E io l'avevo capito, ma non mi credevano, non mi credevano. Mi hanno avvelenato l'esistenza, lui e la sorella. Che hai fatto? Hai rovinato la tua vita e la mia. La mia! La mia vita avete rovinata, la mia! Ma voi siete nel sonno se pensate che mio fratello sposi quella donnaccia dopo la vita che ha fatto. E tu? Vuoi diventare la signora Caramandola, la notaia, mia cognata, con quella faccia. La faccia? Finiamolo di parlare da galantuomini. Parliamo da uomini. Ci vuol poco ad accomodare una faccia. Acqua semplice di bottiglia. Queste macchie si levano presto. Così non può fare il signor notaio con la sua coscienza. Guardate. Guardate, eccellenza. Non sembra una Madonna. Adesso sì che può essere la signora Caramandola, la notaia, la cognata della signorina Nunziata. Sì, è giusto. La deve sposare, la sposerà. Ma ti dico io che la sposerà. Signore mio Dio. Signore mio Dio, non mi posso difendere, ma voi sapete tutto. Un povero uomo, sorvegliato, mascriato, tenuto alla catena come un cane. Signore mio Dio, uomo sono. Uomo mi avete fatto di carne. Un momento di pazzia, un momento di cecità. Uomo sono. Uomo sono. Salvatore, mi fa male la testa. Zitti un po'. Calma, simpatia. Il signor notaio riparerà il suo torto e questa d'ora in poi è la tua casa. Puzza un po' di rinchiuso, ma tu sei fresca come una rosa e farai passare quest'aria cattiva. Sei contenta? Sorridi, mi simpatia. Ma così. Felice notte, signori. Un bacio le mani a tutti. Salvatore. Tu hai rovinato tutto, tutto con Carmela. Ci siamo messi la vipera nella manica. Ma io ho pensato come possiamo liberarci di quell'uomo. Ha detto lui stesso che è ricercato dalla polizia. Un avanzo di galera, ha detto lui stesso. Ecco, ora sentiamo Pepe Spezzi, la nuova servetta del notaio. Dice che il notaio sposerà Carmela. Si storcerà a filatrare del tetto se la sposa. Pepe Spezzi, Pepe Spezzi. Senti, Pepe Spezzi. Mi avete chiamata? È vero che il notaio sposerà Carmela? Oh, sì, sì, vogliono fare una grande festa. Ma Carmelina si consuma come un cero. Le cose in grande vogliono fare, detto la zia, perché loro sono signori. Perché loro sono signori, è giusto. Una gran festa deve essere. Hanno già commissionato l'abito da sposa. Sì, oh, è il velo, naturalmente. Non sognare, Carmela. Lasciali stare i sogni. È inutile che fai la Madonna addolorata. Non mangi, sospiri. Tu sei furba, ma neanche gli altri sono sciocchi come tu credi. Te li sei saputi far bene i conti assieme a Foganzo Zolfatare. Ma per fortuna c'è chi sa stare al mondo. E almeno mi ci prendi con quell'aria di vittima. Ti conosco io. E che ci speri tu dallo Zolfataro? Ti dico io che c'è chi pensa per lui. Sta tranquilla. Avete visto da queste parti Salvatore Giarratano, il nero che lavora alla Zolfara?
pazienza, tutti voi. Dovete buttarvi alla campagna, qui non potete restare. E che aspettate, Salvatore, muovetevi. Ma sapete che se vi pigliano 3 anni non me li leva nessuno. Eccoli, vengono. Vuoi venire nella mia stanza? Tu sai che mi dispiace vederti così. Parlatemi qui. No, non fare così, Carmela. Tanto ci dobbiamo sposare. Te l'avevo detto o no che ci saremmo sposati, eh? Carmela, non farla addormentata lì, Carmela. Ah, bellissimi. E gli sposini. E guardateli, signori miei, gli sposini. Ma qui no, eh. Qui dovete fare le persone per bene. Finché siete fidanzati. Perché questa è la tua fidanzata. Quando vi sposerete, allora sarà un altro paio di maniche. Perché vi sposerete. Noi ci capiamo, caro mio. È inutile che scribacchiamo denunzie. Perché anche se lo arrestassero lo zolfataro, ci sono qua io, che ti sto sempre addosso come la presenza di Dio. Ci siamo intesi, eh? E ora vado a non dare scandalo. E vai nella tua stanza o nel tuo studio. Fannullone screanzato. Carmelina, o che t'hanno stregata che non mangi? E poi perché te ne stai sempre qui in cucina? Faccio le mani, eccellenza. Io sono qua. Sempre qua sono. Thank you.
Salute, Salvatore. Salute. Sempre qui a ronzare intorno al paese, eh? Finisce che una volta o l'altra ti acchiappano. Il maresciallo è un piemontese, però non scherza. Se ne vogliono i piemontesi con me. Te lo direi io al maresciallo quali sono i mascalzoni che dovrebbe arrestare. Io per fare giustizia sto qua. Arrivederci. Salute. Arriviamo. Conosci Salvatore? Eh? Se mi lasciassero andare da lui, vorrei... Non ho niente. Perché? Perché mi tengono ancora in questa casa? Sempre peggiorando, in uno stato di estrema debolezza. Avete provato a darle almeno un po' di latte. Il polso quasi non si sente più. Ha rifiutato tutto. Brodo, latte. Ha preso soltanto qualche sorso d'acqua. Chiama sempre quel Salvatore, lo zolfatare. Per me è malata d'amore. È questo che se la mangia viva. Beh. Adesso te ne puoi tornare alla miniera, eh? Non c'è più ragione di farti vedere il paese. Miniera. Avete visto Salvatore? Salvatore, Carmela sta male, molto male. Sta male, cos'è? Ma il medico non capisce. Ho chiesto di voi. Di me? Ma sì, dicono che si consuma dentro, che muore, perché pensa sempre a voi. Muore? Perché pensa a me? Cretino! Salvatore! Sei Marco! Ehi, vieni! Devo correre. Liberarla, toglierla da quella casa dove io, credendo di far bene, giuro, sai, sono andato a cacciarla. Volevo far giustizia io, gran cretino, volevo far giustizia, volevo salvarla. Invece lei pensava a me, ha pensato sempre a me. Salvatore! Oh, Salvatore! Carmelina se ne va. Thank you.
Esci dalla febbre. Tremi tutto. Non ti agitare. Ecco, c'è il sole. Tutti gridano. Tutti mi guardano. Mi vogliono. Ah! Ecco. La collana. Gli orecchini. Ma io... I capelli non ci stanno male. Salvatore, ci sono i carabinieri. Vi aspettano al portone. Non scendete, vi faccio passare io dall'orto. Non aspettavo altro. Se non fossero venuti sarei andato io da loro. Ormai anche questo è un conto da regolare.